Bene, allora eccoci che siamo in diretta. Benvenuti a tutti, grazie per esserci oggi pomeriggio. E parleremo insieme appunto di vivere e lavorare in montagna. Lo faremo in due momenti specifici in cui mi accompagneranno le altre persone che vedete qui connesse. Io sono Elisa Bacchetti di Social Fair, c'è con noi Enrico Camanni, scrittore e alpinista, e c'è Andrea Membretti della Università di Torino. C'è anche Elena Di Bella che si presenterà invece più tardi, che è della città metropolitana. Quindi siamo qua per oggi in questo tema del vivere e lavorare in montagna e avremo due momenti specifici. Il primo in cui appunto Enrico ci racconterà un po' del vivere in montagna e avremo qualche domanda per lui e anche voi se ne avete dal pubblico volentieri proverà a rispondervi. E poi ci sarà invece un momento più di chiusura in cui io vi racconterò qualcosa di pratico sullo sportello, quindi dicendovi proprio che vi aspettiamo con le vostre prospettive e opportunità di montagna. Quindi lascerei adesso la parola ad Andrea ed Enrico che vi introdurranno appunto alle sfide della montagna e alle sue opportunità. Grazie Elisa, buongiorno a tutte e a tutti. È una bellissima occasione quella di essere qui, in particolar modo con Enrico Camanni, alpinista, conoscitore montagna, scrittore. Qui lascio subito la parola ad Enrico, visto che il tema è vivere e lavorare in montagna. Enrico, oggi perché andare in montagna? Sono, diciamo, le spinte che possono portarci a questa scelta. Ma io non parlo certamente come uno che vive in montagna e nemmeno come uno che è intenzionato a farlo, perché ho il massimo rispetto di queste scelte, ma sono scelte difficili e non mi piace fare l'oracolo su scelte altrui. Però posso sicuramente dire qualcosa sulla situazione attuale, dovuta a tanti fattori che hanno decisamente cambiato il quadro del rapporto tra città e montagna. Beh, alcune cose sono quasi scontate. È evidente che dopo la crisi economica di ormai più di 10 anni fa, non c'è più certezza di lavoro da nessuna parte, né in pianura né in montagna. Quindi è abbastanza indifferente, diciamo, il luogo, conta tantissimo la vocazione, la scelta. Io credo ancora molto che vivere in montagna, essere montanari, sarà sempre più una scelta e non una nascita, una condanna, ma bisogna volerlo. Quindi già quasi 20 anni fa scrivevo montanari per scelta, perché è così che io vedo il futuro. Non ha senso che uno viva per forza dove nasce, uno per fortuna può scegliere dove vivere. Il secondo fattore che è cambiato evidentemente è quello climatico, cioè viviamo una crisi climatica che è così rapida ed è così significativa che cambieranno tutti gli equilibri tra città e montagna. Probabilmente la stagione più interessante dal punto di vista turistico diventerà l'estate. Sicuramente dovremo recuperare le mezze stagioni e sicuramente si smorzeranno quelle dicotomie così nette tra città e montagna, perché una volta sembravano due mondi lontanissimi. Oggi sono due mondi vicini, non solo dal punto di vista geografico, ma anche perché un bambino che nasca in montagna ha la stessa cultura, direi identica, di un bambino che nasca in città. Quindi si tratta di vivere ambienti diversi, ripeto, in base alle proprie vocazioni, con modi diversi, possibilmente modi innovativi che però preservino al massimo il territorio, perché la montagna è un territorio fragile e quindi non è più assolutamente pensabile di utilizzare i moduli, i modelli mentali di 30 anni fa, che volevano dire andare a portare la città in montagna, insomma, sostanzialmente 30 o 40 anni fa. In realtà già la Convenzione delle Alpi del 91 ci dice chiaramente in che direzione dovremmo andare. Il terzo fattore che secondo me è cambiato completamente negli ultimi anni, e qui parlo anche da scrittore, è proprio l'immaginario, perché credo che una volta la montagna fosse presente nell'immaginario, una volta intendo pochi anni fa, nell'immaginario di chi la frequentava, di chi la conosceva, c'era quasi un linguaggio cifrato sulla montagna. Oggi basta guardare i libri che sono usciti, non parlo di libri di alpinismo, ma di narrativa. La montagna è diventata un elemento simbolico importantissimo per molti, non solo per quelli che la conoscono alla perfezione. E quindi questo crea tutta una tensione nuova, un coinvolgimento nuovo, perché poi alla fine quello che conta è il racconto, no? Se non riusciamo a raccontare queste scelte, se non riusciamo a raccontare questi luoghi,
questi luoghi e queste scelte non hanno significato. Se invece c'è modo di farlo... Enrico, scusami, Enrico... Sì. Enrico, che opportunità ci offre allora questa nuova narrazione anche a cui tu fai riferimento, questa attrattività delle terre alte negli ultimi tempi, che opportunità concrete ci offre dal tuo angolo visuale per chi vuole vivere, lavorare, aprire un'impresa, trasferirsi nelle terre alte? Ecco, allora, naturalmente a fronte di alcune difficoltà innegabili, perché vivere in montagna vuol dire vivere in pendenza, vuol dire vivere... l'inverno più lungo che in pianura, anche se ormai smorzato dal riscaldamento climatico, vuol dire fare delle scelte difficili dal punto di vista ambientale, in cambio si ha però delle opportunità impagabili per la qualità della vita. Se c'è qualità della vita, quindi se c'è vita di comunità, se c'è un ambiente integro, se ci sono varie possibilità, se si possono crescere dei figli e li si può mandare a scuola senza troppe difficoltà. Voglio dire, dietro l'immaginario che citavo prima c'è una visione della montagna che ha un sacco di valori di cui noi abbiamo molto più bisogno di un tempo, perché non è più soltanto la fuga, l'avventura, è proprio un mondo che dà la possibilità di vivere altri ritmi, altri tempi, intesi come stress, intesi come tranquillità della vita, anche se si lavora in montagna, si lavora tanto, ma con altri tempi, appunto. E poi ci dà la possibilità probabilmente di immaginare anche dei mestieri antichi in modi nuovi, che è una cosa secondo me molto affascinante per chi sceglie di vivere in montagna. Pensiamo al turismo, all'agricoltura. Sarebbe assurdo riproporre modelli turistici o agricoli di pianura. In montagna bisogna sperimentare e applicare modelli completamente diversi, che sono ancora purtroppo abbastanza sperimentali, anche se c'è tutta una casistica e c'è un sacco di gente che già lo fa da tempo, però di fatto ancora predominano i modelli dell'agricoltura massiva, del turismo di massa, che sono completamente superati secondo me anche in altri ambienti, ma in montagna non sono mai stati applicabili dal mio punto di vista. Citando queste esperienze, quali spazi di innovazione puoi vedere in ambito montano? Allora, per quanto riguarda l'agricoltura, bisogna continuare nella strada che è stata già indicata da molti, cioè agricoltura di altissima qualità, ovviamente, perché non si può fare competere con la pianura e non bisogna. Il fatto che però a monte ci va una, e qui bisogna che entri in ballo le istituzioni, ci va una capacità promozionale dei prodotti molto, molto elevata. Perché se la gente non capisce perché deve spendere di più per un formaggio di montagna, per esempio, quel formaggio lì non lo compra. Però poi tutto questo si deve integrare con tanti altri elementi, in particolare col turismo. Il turismo dovrebbe essere un turismo che porta nella profondità, che quindi consente già lui, prima ancora della scelta radicale di trasferimento, di avere relazioni profonde tra cittadini e montanari. Perché secondo me prima deve venire questo. La scelta poi arriva, ma prima bisogna conoscere a fondo la montagna, conoscere le persone che ci vivono. E quindi il turismo non deve essere un andare e scappare, ma deve essere un restare possibilmente, un entrare in profondità, un conoscere i prodotti, conoscere le culture, conoscere le tradizioni, intese come tradizioni innovative anche, in perenne trasformazione. Quindi l'innovazione deriva da fare un turismo nuovo in questo senso e fare un'agricoltura nuova. Più probabilmente portare in montagna tutta una serie di cose che si possono portare. Oggi, volendo, si può benissimo fare un giornale in montagna senza nessuna difficoltà. E allora io mi chiedo perché, oppure si può, una piccola azienda di ricerca, si può portare un sacco di possibilità purché ci sia una banda sufficiente per sostenerla, no? Allora mi chiedo perché pensiamo ancora sempre di fondare cose, imprese soltanto in pianura. Non è più così, si può fare in media montagna, perché poi l'alta montagna è ancora un'altra cosa, la media montagna in certe valli è facilmente raggiungibile. Ed è questo forse il vero cambiamento, cioè ripopolare la bassa e la media montagna, che non è più industriale per lo più, pensiamo alla bassa Val Chisone, per esempio, o alla Val Chiusella, Ivrea, che erano industriali una volta, ma non lo sono più, addirittura in Val Chiusella la gente veniva portata giù coi pullman per lavorare all'Olivetti, no? Ecco, bisogna probabilmente pensare a dell'industrializzazione o dell'impresa molto leggera dal punto di vista dell'impatto, ma molto raffinata dal punto di vista della qualità del lavoro.
Ci sono molti ostacoli però anche Enrico rispetto al trasferirsi, al vivere, al lavorare in montagna, penso non solo alla burocrazia, giustamente anche alle infrastrutture. Quali sono appunto dalla tua esperienza i principali ostacoli e come si possono affrontare? Ma io qui non posso che appunto ripetere le lagnanze, in questo caso giuste, di chi cerca di restare e fatica a restare. Cos'è che manca? Beh, banalmente manca già il collegamento, dicevo, della banda, che è una banda larga, che è una cosa, sembra stupida, banale, ma c'era già stato promesso almeno 10, 15 o 20 anni fa e non è mai stato realizzato di fatto, soprattutto nelle Alpi occidentali. E senza di quello è dura oggi proporre a una persona, una famiglia di trasferirsi. Ma poi ci vanno i requisiti per una vita di comunità, soprattutto, perché non possiamo pensare che uno poi diventi un eremita tecnologico, chiuso in una tour suburnea, deve avere socialità, deve avere persone intorno, quindi bisognerebbe poter saper programmare in certi luoghi un certo tipo di costruzione, diciamo, di comunità, lasciando magari perdere, qui lo dico senza paura, altri luoghi, che non è detto che tutti i luoghi possano essere riabilitati. Qualcuno potrebbe essere anche dedicato ad altre attività, per esempio allo sport, al turismo, che magari sono attività stagionali. Altri invece devono essere magari. Quindi forse bisogna puntare di più su alcuni luoghi in particolare, su alcuni capoluoghi, su alcune zone cruciali e magari non illudersi di ripopolare tutto, perché questa è un'impresa assurda, perché non siamo più nell'Ottocento. Certo, infatti anche l'idea che alcune porzioni di territorio vadano rinaturalizzate mi sembra centrale Io non nell'equilibrio vorrei anche affatto tra. come una cosa disdicevole, anche se so che molti colleghi vorrebbero, ma non è più appunto possibile pensare di coltivare tutto, di curare tutto. Certo che bisogna curare quello che va curato, se no la montagna ci travolge con le frane, ma certi luoghi appunto possono veramente essere rinaturalizzati. Possono diventare, quando parliamo di parchi, ci può essere tanti gradi, no, di parco, c'è il parco abitato, dove si sperimentano attività economiche, ma c'è anche un parco che, come in Engadina, nel Parco Nazionale Svizzero, la natura fa il suo corso, no? E non è successo mai niente di drammatico, è il parco più antico delle Alpi. Quindi è una scelta più che legittima, secondo me. Piuttosto che insistere, pervicacemente su delle prospettive che non possono essere percorribili, forse a monte bisogna fare delle scelte, no? In base alla storia, in base alla situazione attuale, in base alla vicinanza della pianura, sotto tanti punti di vista, credo. E pensando al Piemonte, Enrico, quali valli, quali zone, adesso senza stare a fare ovviamente la classifica delle più appetibili, ma insomma, quali sono i territori che secondo te hanno maggiore vocazione anche a essere neopopolati, ad attrarre, a ospitare nuove persone? Ma non lo so, io parlavo prima della Val Chiusella, per esempio, io sono stato spesso perché poi c'è anche un festival, come dire, una succursale di Cinema Ambiente d'estate ormai in Val Chiusella, quindi è anche molto interessante da quel punto di vista. Beh, la Val Chiusella, così come quando Olivetti, quando c'erano Olivetti, veniva utilizzata quasi come luogo di residenza, no? Con un trasferimento poi verso la pianura quotidiano. Beh, la Val Chiusella è un posto incredibile, ne cito una su tutte, ma solo per dire che è a due passi dalla pianura, non è alta. Parliamo della media valle di nuovo, è molto aperta, sembra di essere in Trentino, quindi ci sono altopiani, non c'è quella chiusura di certe valli. È ben strutturata, non è difficile l'accesso, cioè ha un sacco di opportunità che potrebbero essere colte. Altre valli, come per esempio le valli di Lanzo, secondo me invece dovrebbero recuperare il turismo che hanno perso ormai da un secolo, che era un turismo raffinato con villeggiature lunghissime, con profonda integrazione anche dei turisti rispetto all'ambiente, ma recuperato nella dimensione dolce, suite che citavo prima, naturalmente. È inutile pensare di fare degli impianti di sci, forse ancora qualcuno si illude, ma ormai lo sci è una cosa che va fatta soltanto sopra i 1800 metri e che va fatta dove già c'è, nel senso che è un miracolo se conserviamo quello che abbiamo. Non è che dobbiamo pensare di. Non c'è nessuna possibilità di investire nello sci in altre zone ancora. Quelle zone lì hanno altre vocazioni. E dove c'è lo sci bisognerà probabilmente riuscire, ed è molto difficile, le infrastrutture spesso ci sono, ad allungare le stagioni e quindi lavorare sull'estate e sulle mezze stagioni.
perché anche dove c'è lo sci, anche dove arrivano tante persone a Natale o alle settimane bianche, non è assolutamente sufficiente tutto questo, perché non si vive 2 mesi all'anno da nessuna parte. Quindi il tema, no, Verissimo. Vai, vai. il tema delle infrastrutture mi sembra veramente molto importante, ma dell'utilizzo anche del riutilizzo delle strutture presenti, della reinvenzione anche se vuoi dell'utilizzo di queste strutture. Un'ultima questione che mi interessava rispetto a ostacoli ma anche opportunità è il tema della comunità, perché sappiamo che andare a vivere e cercare di inserirsi in un contesto montano. No, è uno stereotipo, ma è anche una realtà, presenta alcune difficoltà in termini di relazioni. Come la vedi tu questa, la questione appunto dell'inserirsi, del relazionarsi alla comunità locale di montagna? Non è affatto facile, so che è complesso, è inutile che facciamo finta, cioè è difficile integrarsi, essere accolti, in alcuni luoghi è più facile, in altri è più difficile, però direi che i tempi sono più che maturi, nel senso che appunto andando a sfumare queste differenze, no? Perché tanti ragazzi di montagna scendono in città giustamente a studiare, a fare esperienza. E alcuni ragazzi di città, io parlo di giovani perché i grandi cambiamenti devono farli i giovani, perché se ci affidiamo i cambiamenti ai pensionati non andiamo molto distante, no? E quindi questi scambi, secondo me, sono solo agli inizi, saranno sempre più accentuati. Nulla toglie che uno possa anche passare una parte della vita in città e un'altra parte in montagna, perché no? Il problema è dare la possibilità, ripeto, alle famiglie con bambini, che sono il tipico, come dire, nucleo familiare, di poterci vivere veramente, perché a volte capita, per esempio, a valli come Valmaira, che tutti citiamo per la qualità del turismo, la qualità dell'ambiente, però spesso poi gli operatori turistici sono costretti o scelgono nelle mezze stagioni di scendere perché non vivono tutto l'anno in valle, perché è molto più comodo portare i bambini se si abita ai piedi delle montagne. E questo crea dei grossi problemi poi di comunità, nel senso che il turismo non è sufficiente, no? Bisogna anche che questo sia integrato con una vita di tutti i mesi, e questa è la vera sfida, secondo me, perché è molto facile vivere in montagna ad agosto, lo facciamo tutti, anche se dovremmo andarci più nei mesi laterali, come si fa in Alto Adige, in Trentino, ma è molto difficile invece ancora oggi farlo a novembre, per esempio, o a maggio, quando la montagna è meno attrattiva, quando ci sono poche persone. Ma però è proprio lì che si misura, diciamo, la sfida, perché se uno ha un lavoro, se uno ha un progetto, lo può fare anche in quei mesi lì. Ecco, su questo allora ti chiederei, diciamo, in un'ultima battuta un consiglio per chi vuole andare a vivere e restare in montagna. Cosa gli consiglieresti, come proprio diciamo anche nel pratico, volendo? Io non l'ho mai fatto, quindi sarei un consigliere un po', come dire, da prendere con le pinze. Però il fatto che io ancora oggi viva di montagna e lavori molto spesso in montagna, poi di fatto pur abitando in pianura, e abbia questa, ancora questa passione, diciamo, e beh, è veramente una questione di passione, cioè questo forse vale per tutti i lavori, ma la montagna richiede più di ogni altro luogo la passione, cioè se uno non ce l'ha, forse è meglio che rinunci subito. Se invece uno ce l'ha, è una cosa da cui non guarisci facilmente. Quindi consiglierei questo: misurati la febbre della passione. Benissimo, allora grazie mille a Enrico appunto per tutti questi spunti che ci ha dato. Di nuovo vi rinnovo l'invito a che se avete qualche domanda c'è ancora il tempo di farla. E adesso mi muoverei diciamo un po' sullo sportello, quindi a parlare in diretta diciamo a quelli che possono essere questi possibili appassionati di montagna e quindi che hanno la gran voglia appunto e la tensione di andarci effettivamente a vivere. Quindi vi racconto un po' di questo sportello Vivere e Lavorare in Montagna che è partito diciamo sul finire dell'estate e che continuerà anche nei prossimi mesi. E vuole essere proprio un'opportunità per far incontrare chi vuole andare a vivere o a lavorare in montagna o entrambe le cose con i territori di montagna, quindi con questa opportunità. Perché effettivamente, appunto, come ci dicevamo adesso in questa chiacchierata, non è così facile, magari appunto uno ha questo sogno, ma poi bisogna anche un po' renderlo concreto. Quindi nel parlarci proprio, diciamo, di cose pratiche, questo sportello che è aperto attualmente in digitale, poi potrà essere anche
a seconda diciamo un po' delle condizioni che si riveleranno anche di persona, è uno sportello che cosa permette di fare appunto? Di andare a raccontare il proprio progetto, quindi di presentare il proprio progetto di montagna e poi di essere reindirizzato a uno o più percorsi che vi permettano di proseguirlo. Quindi una persona che si presenta allo sportello riceverà diciamo una mezz'ora circa di confronto con noi direttamente dello sportello, tendenzialmente con me o con Andrea o altri diciamo del team. Riceverà questo confronto, quindi avrà modo di raccontare il proprio progetto e di avere raccontate quali sono le opportunità di percorso. In particolare il primo che tendenzialmente proponiamo a chi vuole fare impresa è il mettersi in proprio, quindi l'offerta diciamo che c'è nel MIP Piemonte e quindi che permette alle persone poi di avere un percorso di mentorship per andare a vivere in montagna, quindi strutturare un po' di più la sua idea imprenditoriale, fino ad arrivare poi ad avere dei partner che sono quelli tendenzialmente della rete di Innovare, che sono dei partner prevalentemente ma non solo anche di tipo economico, quindi che possono anche aiutare nell'aspetto diciamo più di finanziabilità di queste imprese di montagna. Dall'altro lato però accogliamo sicuramente anche chi vuole andare a vivere in montagna ma magari non ha questa tensione imprenditoriale, ma vorrebbe invece cambiare vita perché ama un posto di montagna, vuole diventare parte della rete, delle relazioni di montagna e della sua comunità e quindi decide di trasferirsi in montagna. A quel punto diciamo c'è un reindirizzo diverso, quindi non più al fare impresa, ma invece si viene rimandati alla città metropolitana che poi avrà cura di creare le relazioni con il territorio tramite appunto i GAL o le altre associazioni che sono presenti in zona, quindi che possano supportare per la persona che si presenta allo sportello queste opportunità di rete. Come funziona per iscriversi allo sportello? Perché vi stiamo raccontando che questo sportello c'è, ma poi bisogna riuscire effettivamente ad arrivarci. Come si fa? È abbastanza semplice, quindi è tutto gratuito, appunto una consulenza semplicemente che vada a prenotare. Che cosa bisogna fare? Adesso vi condivideremo sui commenti di questa diretta il link a cui potrete, al quale potrete accedere. All'interno vi viene richiesto di compilare una scheda che è abbastanza semplice con i vostri dati personali e di raccontare un po' il vostro progetto. Quindi brevemente che cos'è il vostro progetto di andare a vivere in montagna, dove lo volete fare, quindi in quale o quali valli lo volete fare, la motivazione che vi spinge a farlo, e quali risorse avete già a disposizione, che siano le vostre conoscenze, una casa già che avete in montagna, un immobile che avete visto da acquistare, eccetera, in modo da avere un po' un quadro completo per arrivare allo sportello. Questa scheda vi chiediamo di rinviarla alla mail della città metropolitana, ecco vedete adesso che è comparso appunto il link a cui trovate direttamente questa scheda, e nella scheda stessa c'è la mail a cui dovete reindirizzarla. Una volta che avete fatto questo semplice passaggio, verrete ricontattati da noi per fissare un momento di confronto appunto con lo sportello. Da lì poi si partirà con il percorso che vi potrà interessare. Vedo che è comparsa una domanda, quindi si dice ho già inviato la scheda progetto e mi sono collegato tardi alla diretta. A quanto ho capito la Valle di Susa è esclusa. Allora, no. In realtà noi accompagniamo invece su tutto il Piemonte, quindi non è un problema, diciamo, dalla valle da cui vi vorrete collegare, anzi assolutamente voi proponeteci i vostri progetti. Diciamo che la differenza potrà essere che, ad esempio, vi reindirizziamo a un MIP diverso a seconda, diciamo, della valle che vi riproporrete. Poi lascerei in ultimo anche a Elena se ha altri commenti su questo, ma direi in generale comunque che ci muoviamo su tutto il Piemonte e anche su territorio nazionale proponendovi, diciamo, poi percorsi diversi qualora si presentassero, quindi non vi scoraggiate diciamo da questo primo ostacolo di definire da dove, in quale valle appunto volete posizionarvi. Quindi direi che lato mio è tutto sullo sportello, non so se avete delle domande pratiche su questo, altrimenti passerei la parola poi a Elena. Ecco, dice, allora c'è una domanda che chiede, può essere utile anche a chi si è già trasferito e ha aperto la sua attività? Allora, direi assolutamente sì, nel senso che quello che noi stiamo cercando, forse non ve l'ho detto in effetti prima, sono persone un po' appunto appassionate di montagna, che abbiano un'idea di trasferirsi o che magari già ci vivono ma vogliono cambiare qualche cosa. Quindi diciamo che siamo interessati a chi ama la montagna e vuole starci un po' in modo stabile o vuole avvicinarci, sì. Quindi assolutamente se anche già avete un'idea, già abitate in montagna, avete un'idea, volete modificarla, volete farla crescere o l'avete magari appena aperta e quindi volete anche un consiglio, assolutamente connettetevi allo sportello. Appunto il tempo lì è poco, quindi non vi ruberemo troppo tempo, ma potremo invece aiutarvi a reindirizzarvi per capire poi quale può essere effettivamente il vostro percorso. Ok, non vedo, se non mi pare ci siano altre domande, quindi vorrei chiedere soltanto ad Andrea se ha qualcosa da aggiungere sul tema dello sportello e se no poi passiamo invece a Elena per un commento di chiusura. Sicuramente ora Elena
ci darà alcune altre informazioni utili, importanti rispetto all'impegno di Città Metropolitana, ma come dicevi tu, Elisa, è uno sportello a 360 gradi. Noi cerchiamo di essere un'antenna, di recepire questa domanda diffusa di montagna, questo bisogno di montagna che tante persone esprimono anche al di fuori della nostra regione. Assolutamente siamo interessati ad accompagnare progetti che venissero presentati da qualsiasi regione italiana verso il Piemonte, perché ovviamente in questo caso lo sportello e il servizio è sul Piemonte. Massima disponibilità anche ad accogliere e ad accompagnare, a gestire in qualche modo progetti di riconversione. Questo anche è importante e si capiva anche dalle parole di Enrico. Non sempre le scelte fatte in prima battuta sul trasferirsi in montagna hanno funzionato. Ci può essere necessità di riconvertire delle attività che sono state avviate, o anche per chi è montanaro per nascita e non solo per scelta, l'importanza di trovare un confronto, una possibilità di reinventarsi, quello che vuol dire vivere in montagna, non essere costretti magari a lasciare la propria valle perché non c'è un'opportunità lavorativa. Quindi uno sportello a 360 gradi davvero aperto a tutte queste istanze, a tutte queste proposte. Ok, allora lascerei a questo punto appunto la parola a Elena. Allora, io mi chiamo Elena Di Bella, sono dirigente della Direzione Sviluppo Rurale Montano e quindi da 20 anni mi occupo di montagna. La città metropolitana di Torino è un nome improprio, nel senso che noi siamo l'ex provincia di Torino e metà del nostro territorio è montagna, quindi per noi la cura e lo sviluppo economico delle aree montane è sempre stata una delle nostre mission. Quindi poter avere la possibilità di mettere in comunicazione cittadini, non solo torinesi, ma anche provenienti dalle aree urbane di tutto il Piemonte, anche da altre parti d'Italia, perché intendano insediarsi con le loro idee, la loro motivazione, la loro energia, la loro volontà, la loro capacità di innovare in area montana, per noi veramente è uno degli obiettivi importanti che vorremmo raggiungere, non solo perché le montagne si spopolano, peraltro non si spopolano così tanto, nel senso che ci sono aree che invece mantengono la loro popolazione. Ci sono dei flussi, c'è della mobilità, quindi anche l'idea un po' stereotipata che le montagne si spopolano e tutti rimangono soli, non è così ovunque. Quello che però è molto importante è che ci sia un po' un ricambio perché le idee, la gioventù, l'energia si sposti in montagna. E i pochi mesi, le poche settimane di apertura del nostro sportello dimostrano che alcune decine di persone sono interessate a farlo. Tra l'altro, in prevalenza, e questo è un dato che mi ha colpito favorevolmente, si tratta di giovani coppie e di persone che vogliono aprire imprese. Quindi c'è davvero una motivazione imprenditoriale anche da parte di giovani competenti. Ma ci sono anche persone, pensionati, single, famiglie che vogliono andare a vivere in montagna per viverci, oltre che magari hanno già un lavoro e quindi vogliono andare a vivere, a cambiare vita, come diceva Elisa. I dati ci dicono che ci sono 100 nuove richieste di residenza tra Valli Chisone, Valli di Lanzo e Valli di Susa, che forse sono le tre valli più gettonate. Le valli di Susa sono certamente quelle dal punto di vista del digitale meglio connesse perché hanno già la banda larga, tranne la Val Cenischia, ma anche la Val Pellice si sta attrezzando, e la Val Chisone è anche discretamente ben messa. La Val Germanasca forse è quella molto affascinante, ma un pochino meno connessa. La Val Chiusella, come diceva già Enrico, è una valle di una bellezza straordinaria, è una piccola Svizzera. Mai abbandonata perché è vero che la Olivetti portava le persone a lavorare, ma gli permetteva di andare a fare legna e di mantenere le proprie aziende agricole. Quindi una valle ancora incontaminata ma gestita benissimo, senza abusi edilizi. E abbiamo segnali di insediamento, mi dicevano ieri sera anche in Val Chiusella, due famiglie che nella fase del Covid hanno deciso di definitivamente trasferirsi in montagna.
Così come a Ussò il sindaco ci dice, uno dei borghi più belli d'Italia, premiato, due famiglie ultimamente nella fase Covid hanno deciso di trasferirsi a Ussò. Quindi c'è un movimento, voi siete o sarete sperabilmente all'interno di questo movimento ricco di persone. Quello che noi ci impegniamo a fare è soprattutto un accompagnamento dedicato, perché ognuno di voi ha un progetto diverso e ogni valle è diversa dall'altra e possiamo costruire meglio l'incontro tra la domanda, questo matrimonio tra due, tra delle persone e delle comunità, delle persone che vogliono spostarsi e un territorio. E ogni territorio ha davvero cose diverse da offrire a seconda delle esigenze, dei bisogni, delle energie di ognuno, che è diversa. Quindi quello che noi vogliamo davvero impegnarci a fare è un accompagnamento dedicato. E tra l'altro, chi si è già insediato, la domanda della signora prima, che ha già un'impresa, per noi è interessante anche perché eventualmente può assumere la figura del coach. Magari ci aiuta anche ad accompagnare meglio chi vuole insediarsi, perché ha già fatto quel percorso. E quindi può anche mettersi a disposizione per incontrare chi invece in montagna ci vuole arrivare, perché gli racconta meglio dal vivo quello che lui ha già vissuto. E questo è un meccanismo che noi possiamo costruire perché conosciamo le persone. La città, la provincia di Torino, oggi città metropolitana, conosce tutti, conosce i sindaci, gli assessori, gli operatori, le persone, e quindi può fare in modo davvero da sarto, cucitore, veramente provare a mettere in relazione, non in maniera industriale, ma in modo mirato e attento, tutte le situazioni, perché sono progetti di vita. I progetti di vita vanno davvero seguiti con estrema cura. Questo è quello che ci impegniamo a fare. E non aggiungo altro. Eccoci, allora, solo per passare poi agli ultimi saluti, ma vedo appunto questa domanda di Emanuele, che dice che vorrebbe trasferirsi in montagna sia per viverci che per dare un servizio di accoglienza con un B&B a gestione privata. In questo caso a quale sportello dovrei rivolgermi? Direi questo, esatto, come dicevi, direi che ti aspettiamo. Quindi assolutamente, esatto, al link che è stato condiviso prima tra i commenti, se non so se possiamo ricondividerlo, assolutamente vai a questo link, all'interno trovi la scheda da compilare con la tua proposta e poi a quel punto noi ti contatteremo per fissare un appuntamento che venga comodo, per appunto fare questo primo confronto e poi reindirizzarti a possibili percorsi. Detto questo, quindi lascerei ancora solo una parola a Enrico per un saluto, diciamo, di chiusura e poi vi saluteremo tutti. Aspetta Enrico, credo tu abbia il muto. Adesso mi sentite. Faccio innanzitutto gli auguri a chi farà questa scelta, perché comunque è una scelta che richiede coraggio. Però viviamo in un momento storico di passaggio, quindi credo che tutte le scelte capaci di futuro in questo momento richiedano coraggio, perché se si seguono i binari del passato si va poco distante, oggi più che mai. Quindi il mio è innanzitutto un augurio, e l'augurio va sia a chi va su, sia a chi sta già su, e accoglieteli con un po' di amore, sti ragazzi o sti non ragazzi, perché ne avete bisogno anche voi. Bene, grazie mille allora di nuovo a Enrico, a Elena e Andrea e soprattutto a voi tutti i partecipanti che ci avete seguito oggi. Il video rimarrà disponibile sia su YouTube che su Facebook, quindi lo potete ritrovare o condividere se avete qualche amico, amica, familiare che vuole andare a vivere in montagna o che appunto già ci vive, può essere una valle accogliente. E quindi grazie a tutti e alla prossima. Ciao.